Ciao a tutti ragazzi, qui Ronin come sempre e oggi siamo sulla versione 2.0 della rubrica Teorie. Se avete visto il mio video di fine 2017, sapete che ho dichiarato che avremo Wano entro la fine del 2018. Se non sapete di cosa sto parlando o se siete rimasti alle dichiarazioni di Wano a fine 2017 e quindi siete rimasti delusi, vi rimando direttamente al mio video di approfondimento. Troverete il link in descrizione. La dichiarazione di Oda, a conti fatti, non dice un tubo in realtà. Se ci pensate, il range è di circa 39 capitoli e non possiamo proprio prevedere l'andamento di questi. In questa serie di teorie ho deciso quindi di andare a trattare tutti i possibili scenari che Oda potrebbe proporre tra Cake Island e Wano Kuni. Le dichiarazioni che rilascerò nei vari video non andranno a collidere, questo in quanto analizzerò tutti i fronti aperti da Oda tra Punk Hazard e Cake Island, uno per uno. Non credo verranno sviscerati tutti prima di Wano, ma vorrei comunque dirvi la mia opinione riguardo ognuno di essi. In questo specifico video, come avete sicuramente letto già nel titolo, voglio parlare del Reverie. Io personalmente credo vedremo Reverie solo dopo Wano, ma voglio iniziare parlando di questo scenario per un motivo ben specifico, un motivo che però ancora non vi dirò. Ma cos'è il Reverie? Il Reverie è un consiglio formato dai governanti delle nazioni appartenenti al governo mondiale. Le riunioni si tengono ogni 4 anni a Marigioa e i re e le regine si riuniscono per discutere di questioni che potrebbero interessare il mondo. Poiché si tratta di una riunione di capi di Stato con opinioni estremamente diverse tra loro, è possibile che si scatenino degli incidenti diplomatici che potrebbero anche portare, nel peggiore dei casi, ad un conflitto. All'assemblea possono partecipare tutte le nazioni del governo mondiale, anche quelle senza un proprio territorio come i Germa. Il diritto di partecipazione può essere negato temporaneamente ad una nazione nel caso insorgano dei conflitti diplomatici tra essa e il governo stesso, oppure revocato del tutto in gravi casi, come ad esempio la collaborazione con i nemici del governo. Al Reverie vengono discussi tutti gli argomenti che potrebbero riguardare la stabilità del governo mondiale. I capi di Stato possono anche avanzare proposte o richieste per le proprie nazioni. Abbiamo scoperto, alla fine della saga di Zou, che più di 50 nazioni si preparano a partecipare al Reverie inviando le proprie delegazioni. Sappiamo che 3 sono gli argomenti confermati che verranno trattati proprio in questo Reverie: la ricollocazione dell'isola degli uomini pesce, i Ponegrif e la minaccia della flotta dei 7. Partiamo però dal primo punto. Il regno del Palazzo del Drago ha desiderato a lungo di potersi trasferire in superficie. 16 anni fa la regina Tuimi avanzò la proposta ai suoi cittadini di trasferire l'isola degli uomini pesce in superficie e a tal proposito iniziò a raccogliere le firme per i Reverie di quell'anno, però non fece in tempo. L'anno successivo, a seguito della liberazione degli schiavi da parte di Fisher Tiger, i rapporti diplomatici tra l'isola degli uomini pesce e il governo peggiorarono, per cui le venne negata la possibilità di partecipare al Reverie. 10 anni fa Otuimi ottenne una lettera di supporto alla sua causa da parte dei nobili mondiali. Il regno intende quindi presentare ufficialmente la richiesta al Reverie di quest'anno e per tale ragione tutti i principi e la principessa saranno presenti. Vediamo ora la questione Ponegrif. Al Reverie di quest'anno, Re Nefertari Cobra intende chiedere al governo spiegazioni sui Ponegrif. Il loro studio di cifrazione è considerato un reato punibile con la morte, fattore che potrebbe scatenare una rivolta interna all'assemblea se cercassero di reprimere la curiosità del re di Alabasta. Ma Cobra giocherà un ulteriore ruolo chiave al Reverie raccontando le vicende di Crocodile. Passiamo quindi al punto 3, la flotta dei 7. Crocodile ha infatti guidato un'organizzazione segreta per anni con lo scopo di impadronirsi del regno di Alabasta e di Pluton, sfruttando lo status di flottaro per poter agire indisturbato. Se consideriamo inoltre l'elevato numero di sovrani che hanno avuto trascorsi con alcuni membri della flotta dei 7, possiamo dedurre che la flotta stessa sarà uno degli argomenti principali di discussione. Sappiamo che essa è una delle 3 grandi forze, ma se si decidesse di abolirla? Dorthon e Wopol hanno avuto trascorsi negativi con Barbanera, al quale è stato concesso lo status di flottaro. Sempre Barbanera poi ha sfruttato questo status per infiltrarsi in Impel Down, reclutare nuovi membri da livello 6 e fare quello che ha voluto a Marineford. Tutto grazie allo status che aveva. Lo scontro tra i pirati di Capello di Paglia e Doflamingo ha poi esposto i crimini e i traffici dei pirati di Don Chisciotte. Il traffico di armi di Doflamingo e la sua gestione dell'Underworld gettava molti regni nel caos, creando e allungando i conflitti armati. Tra questi sovrani ci sono Elisabello II e il re di Kano Kuni, il quale attendeva il ritorno della Marina Appo per portare la loro testimonianza come argomentazione. A questi si aggiunge anche la famiglia Riku, il cui regno ha sofferto il colpo di stato di Doflamingo. Ma ci sono davvero gli estremi per uno scioglimento della flotta? Anche ex flottari come Jinbe e Law hanno tradito la flotta per intraprendere un loro personale scopo ideale, fattore che potrebbe dare una certa recidività ai membri della stessa, in quanto tutti pirati.
I marini invece li considerano come dei pirati come tutti gli altri e non si aspettano da loro nessun tipo di lealtà. Sappiamo che uno degli obiettivi di Fujitora è proprio l'abolizione della flotta dei sette. Altro fattore che potrebbe influenzarne la caduta è lo status di Kuma. Lui ha abbandonato i suoi doveri di flottaro proteggendo per 2 anni la Sannia e le Sabaudi e non sappiamo se dopo tale periodo sia o meno tornato alle dipendenze del governo. Potrebbe venire quindi discussa la sua sparizione durante i 2 anni di salto temporale. Altro flottaro che sta facendo parlare di sé è anche Edward Weeble. Le sue stragi tra i civili potrebbero far dubitare della sua lealtà e quindi del favore popolare nella scelta di mantenere invariato lo status di flottaro. Sommando tutte queste questioni, in aggiunta al fatto che attualmente la flotta ha 2 seggi vacanti, potremmo ipotizzare che i sovrani proporranno di sopprimere tale istituzione. Le varie sconfitte subite dai suoi membri potrebbero inoltre portare a credere che la sua utilità nell'intimidire eventuali pirati sia totalmente nulla. L'equilibrio tra le 3 grandi forze verrebbe così meno, ma sappiamo che la marina, sotto il ferreo comando di Sakazuki, si è potenziata in questi ultimi 2 anni. La sua gestione della marina potrebbe aver aumentato la forza in modo così elevato da riuscire a sopperire all'eventuale mancanza della flotta Shichibukai in un confronto bellico diretto contro un imperatore o contro un'altra grande flotta pirata. La questione dell'incidente a Baltico tra rivoluzionari e Kurohige dovrebbe legarsi anch'essa al Reverie. D'altronde, sarebbe la situazione ideale per far comparire e agire l'armata rivoluzionaria. Ed è proprio il capitolo 823, secondo me, a confermare che i rivoluzionari saranno presenti al Reverie. Vediamo infatti Stelle a Rogue Town, in una tappa del viaggio che lo porterà al Reverie. Stelle è il fratellastro di Sabo, adottato da Outrook III dopo che i suoi genitori biologici, pur essendo nobili, divennero troppo poveri per prendersi cura di lui. Stelle è stato caratterizzato da Oda come la nemesi ideologica di Sabo, infatti i due sono agli antipodi. E ora Stelle è diventato il sovrano di Goa dopo aver sposato Sally Qualcunietta. Ma perché dovrebbero comparire a Marigioa i rivoluzionari? Tra la fine della saga di Dressrosa e l'inizio di Zoo, Koala fa rapporto a Dragon sulla missione e gli informa che nelle armi recuperate a Dressrosa hanno rinvenuto un materiale raro denominato alcolite, o mineralcol in base alle traduzioni. A quel punto Dragon convoca una riunione con tutti i comandanti dei rivoluzionari e 2 settimane dopo Baltico viene distrutta dai pirati di Barbanera e la locazione dell'isola viene rivelata al mondo intero. Stando al giornale letto da Ruffy e Churma nel viaggio verso Cake Island, pare che le CP non abbiano trovato nessuno a Baltico, motivo per cui io credo siano ancora tutti vivi. È probabile che Dragon abbia sfruttato i Kurohige per fingere di essere stato pesantemente sconfitto, così da poter agire indisturbato. Potrebbe anche essersi accordato con Teach per evitare uno scontro inutile, ottenendo lo stesso risultato agli occhi del governo. In ogni caso, io credo che i rivoluzionari, al Reverie, ne usciranno pesantemente sconfitti. Così come devono cadere i flottari in quanto forza vecchia che sorregge un equilibrio sbagliato e ingiusto, così i rivoluzionari devono cadere. Inoltre, anche solo per logica narrativa, se i rivoluzionari vincessero sarebbe praticamente finito il manga. Tutte le questioni sociopolitiche sarebbero risolte, e neanche risolte dal protagonista, il che significa che il sogno di Jinbe si realizzerebbe grazie a Dragon e non a Ruffy, e dubito sarà così. Sabo credo sopravviverà insieme a pochi uomini, ma temo che Dragon non avrà la stessa fortuna. Io credo che i rivoluzionari dovranno combattere con le più alte cariche della CP e della Marina, quindi ci vedrei benissimo all'introduzione di Toro Verde, Ryokugyo in giapponese. Sarebbe un ottimo modo di presentarlo ai lettori e sarebbe coerente una sua presenza al Reverie. Ad ogni modo, non è l'unico personaggio di spessore che potrebbe essere introdotto. Secondo me, nell'armata rivoluzionaria potremmo vedere un ex membro della ciurma di Roger. Nel capitolo 0, quello rilasciato nel volume 0, dato come omaggio a chi ha visto il film Strong World in Giappone, vediamo un particolare personaggio nella ciurma di Roger, personaggio di cui sappiamo il nome. Sto parlando di Seagull, l'uomo dalle dimensioni molto più grandi rispetto a quelle dei suoi compagni e con il volto tutto rotondo. Come personaggio è una grossa incognita, ma è possibile fare delle ipotesi legandola all'armata rivoluzionaria proprio attraverso il suo nome. Il suo nome in inglese significa infatti gabbiano, e ogni membro dei rivoluzionari ha il nome legato ad un particolare animale. I fatti di Sabaudi sono inoltre molto particolari. Rayleigh entra in contatto con Kuma, il quale probabilmente gli dà informazioni che permettono a Rayleigh di fidarsi. Noi sappiamo che i due hanno parlato a lungo tramite le parole di Shaki, ma quel dialogo è totalmente off-panel. E credo che senza una prova tangibile, Rayleigh non si sarebbe fidato di un flottaro al servizio del governo. Credo che al tempo Seagull abbia dato la posizione di Rayleigh a Dragon ed orchestrato la divisione e salvataggio di Mugiwara al fine di farli allenare con istruttori a loro idonei. Tutto questo per prepararli al meglio. Rayleigh non poteva che concordare, visto il livello di Ruffy e degli altri.
Credo sia chiaro non fosse un piano di Reli, in quanto Kuma, e quindi i rivoluzionari, hanno fatto sì che ogni Mugiwara finisse nella migliore delle isole. Reli si è adattato di conseguenza, raggiungendo Amazon Lily e Ruffy, ma non era appunto un suo piano. Non so se Seagull possa essere il braccio destro di Dragon, l'uomo che vediamo in penombra quando Doflamingo parla dei rivoluzionari, ma di sicuro, se è nell'armata, è uno degli ufficiali. Già che ci siamo, approfitto per far chiarezza su un concetto. Sabo è il numero 2 dei rivoluzionari. Quindi il terzo come forza di importanza. Vale lo stesso ragionamento degli imperatori. L'imperatore è il capo, il numero uno è il sottoposto più forte e il numero due è il secondo più forte. Marco era il numero uno di Barba Bianca, mentre Katakuri è il numero uno di Big Mom, e così via discorrendo. Torniamo però al Reveri. Le tematiche che tale arco narrativo porta con sé sono molte e molto complesse per le implicazioni. Non credo che in tempi stretti potrebbe essere trattato a dovere. Credo infatti che una trentina di capitoli minimo gli saranno dedicati, soprattutto perché molti andranno via nella presentazione dei vari sovrani e dei personaggi a loro legati. Se fosse proprio il Reverie l'arco narrativo a separare Cake Island e Wano Kuni, allora credo vedremo Wano verso la fine del 2018, anche a novembre. Ma in ogni caso, Oda non ha detto che vedremo il Reverie nel 2018, motivo che ha confermato in realtà una mia convinzione. A logica, avremo il Reverie dopo la caduta di Kaido. Provate a seguire il mio ragionamento. Sappiamo che la caduta degli imperatori rende instabile l'assetto mondiale a causa del crollo degli equilibri. Se Everis si verificasse in questo contesto, l'hype e l'importanza che ricoprirebbe sarebbero nettamente aumentate. È infine interessante il dialogo tra Judge e i figli in riferimento al Reverie. Nel capitolo 839 viene detto che il Reverie si sta avvicinando. Se accadesse dopo Cake Island, anche fosse in contemporanea con il viaggio di Luffy verso Wano, non tornerebbero le tempistiche. Questo perché dal capitolo in cui i sovrani partono al capitolo in cui i Vismox si riuniscono a Toteland passano ben 11 giorni. Seppur sia trascorso tutto questo tempo, si parla del Reverie come di un evento non dell'immediato futuro. Judge infatti prevedeva di fare la sua mossa dopo il matrimonio e solo dopo di essa vedersi revocata la possibilità di partecipare al Reverie. Cronologicamente parlando, il piano di Judge prevederebbe il matrimonio, la sua misteriosa mossa e la revoca dei diritti da nobile. E solo dopo tutto ciò dovrebbe esserci il Reverie. Non potrebbe accadere tutto questo, secondo me, tra Cake Island e Wano Kuni, dato che, come detto prima, viste le tematiche che verranno affrontate al Reverie, questo occuperà circa una trentina di capitoli. La cosa più intrigante, ad ogni modo, è chiedersi come verrà narrato questo particolare arco narrativo, visto che non pare ci saranno i Mugiwara presenti. Fino ad ora, mai è stato narrato da Oda un arco narrativo senza Ruffy. Senza i suoi membri della ciurma, o con solo metà di essi, sì. Ma senza il protagonista mai. Oda potrebbe quindi attuare due opzioni valide allo stesso modo. La prima vedrebbe Mugiwara dirigersi alle Reverie con Igerma per una qualche ragione, mentre la seconda vedrebbe un arco narrativo interamente senza i Mugiwara. Una specie di saga dei 5 Kage di Naruto, per capirsi, dove il protagonista è diventato Sasuke per quei capitoli. Non so se Oda se la giocherà davvero così, ma potrebbe essere interessante vederlo. Di sicuro i detrattori dell'opera avrebbero solo da apprezzare, visto il palese cambio narrativo che tale arco avrebbe. Nel caso invece Mugiwara vi prendessero parte, per me dovrebbero essere o a ciurma completa o solo Ruffy. Non vedo ragioni di proporre nuovamente un arco narrativo solo con mezza ciurma. E questo si ricollega al discorso fatto in precedenza. Affinché la ciurma si riunisca, deve essere già avvenuto l'arco di Wano. E volendo azzardare ancora oltre, cosa potrebbe spingere Mugiwara o solo Ruffy a prendere parte al Reverie? L'unica opzione che mi viene in mente è il voler salvare Shiroshi. Noi sappiamo che Caribou conosce il vero potere di Shiroshi e che è stato catturato da Diez Drake. Quindi, probabilmente, ora Caribou è nelle mani di Kaido e non possiamo escludere che tale segreto trapeli, sia con Kaido che con altri personaggi interessati a sfruttare Poseidon. Ad ogni modo, credo che prima di trattare lo scioglimento della flotta dei Sette, che come detto dovrebbe avvenire durante il Reverie, sia necessario chiudere il fronte Weeble. Ma di Weeble ne voglio parlare per bene nei prossimi video. Meglio non appesantire troppo questo, credo di avervi già dato parecchi spunti su cui riflettere e discutere. Quindi, voi cosa ne pensate? Fatemi come sempre sapere la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube, e se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare il canale. Vi ricordo la mia collaborazione con Pumplin, e che tramite il codice sconto RONIN93 potete ottenere uno sconto del 15% su tutti i prodotti. Approfitto per rispondere istante ad una domanda che mi avete fatto su Pumplin. Io non incasso nulla dei vostri acquisti, ma ogni tot prodotti che voi acquistate a me arriva una maglia gratuita. La cosa geniale invece è che io stesso posso usare il mio codice sconto. Mica male. In descrizione comunque trovate sia il link di Pumplin che quelli di tutti i miei social. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao ragazzi!